Come? Adesso tu hai una politica estera su cui abbiamo un margine di manovra minimo, perché è decisa a Washington e in generale negli altri organismi internazionali occidentali. La politica economica, che è decisa più che mai a Bruxelles, quindi al governo italiano resta veramente di occuparsi ben poco, cioè giusto dello spot dell'Esselunga. Ecco. La nostra politica estera sarebbe decisa a Washington e la nostra politica economica a Bruxelles. Personalmente lo dico da anni, ma io sono un noto complottista. Oggi invece ce lo dice con una nonchalance clamorosa il signor Massimo Gramellini, editorialista del Corriere della Sera, nonché uno dei giornalisti italiani più allineati alle versioni ufficiali dei fatti calate dall'alto dall'establishment, qualunque argomento si tratti. Amico mio, ma sta cosa non è normale e soprattutto non è accettabile, perché ciò significa che la democrazia in Italia non esiste e il voto dei cittadini conta meno di zero. Ma per quanto tempo ancora accetteremo in silenzio tutto questo schifo?